Tutto sommato, esordio brillante della matricola massese in Serie B. Il Palermo era un avversario temuto soprattutto per l'esperienza. Risultato finale 1-1, giusto, anche per l'andamento del gioco, netta prevalenza del primo tempo dei padroni di casa, supremazia palermitana nella ripresa. È vero che il Palermo avrebbe potuto ottenere di più, specialmente nella ripresa, senza la fragilità del suo attacco. La Massese, tuttavia, nella prima parte ha dominato, è stata più svelta, chiamando in causa per le manovre offensive anche i suoi difensori. Ed ecco un'azione tipica. Il terzino Galassin si sgancia dai compiti di copertura e lancia Albanese. L'ala sinistra mette al lato. Le azioni del Palermo in questa prima fase sono più lente e quasi tutte imperniate sul centravanti Troia. All'undicesimo la matricola va in vantaggio. Azione manovrata e ben sfruttata dall'interno Agostini, che di testa batte il pur bravo Ferretti. Sullo slancio la Massese preme, ma il portiere Ferretti è molto attento. La squadra siciliana, lenta nelle manovre offensive, si fa viva verso la fine del primo tempo, ma Reia mette al lato malamente. Nella ripresa il Palermo sfrutta l'esperienza e cerca il gol con maggior determinazione. Lo ottiene dopo un quarto d'ora con un tiro improvviso del suo terzino Lancini. Il Palermo insiste ancora, segna a 8 minuti dalla fine, ma Ferrari è in fuorigioco. La Massese si è difesa a tratti con qualche affanno e alla fine il risultato non cambia, 1-1.